Siamo con Pasquale Pazienza, presidente del Parco Nazionale del Gargano. Oggi nasce questa sinergia tra un'azienda locale e un ente pubblico per promuovere il territorio, è così? Sì, è una sinergia, è una sperimentazione che io credo, anzi sono convinto che porterà i suoi frutti positivi, di una sorta di partenariato pubblico-privato, informale, per appunto, come dire, rilanciare sui mercati diversi da quello locale, quindi sia sul mercato nazionale ma ancor più sui mercati esteri, un connubio tra prodotto e territorio. Diciamo che le vicende del marketing ormai raccontano da più anni che un prodotto viene meglio venduto sui mercati quando dietro c'è la storia, la narrativa di un territorio, e noi stiamo procedendo esattamente in questo senso. Un operatore privato, una delle principali aziende del nostro territorio, che ha interesse a coltivare i mercati esteri, e un ente pubblico che, diciamo, nell'affrontare una strategia di comunicazione territoriale si accompagna con il soggetto privato per, come dire, realizzare appunto un'importante azione di comunicazione, nel mentre si realizza anche un utilizzo più efficace e più efficiente delle risorse economiche dell'ente.